Bentrovati alle TG Med Sport, Palermo che inizia la settimana con grande entusiasmo, 3.000 tifosi al Barbera, un allenamento a porte aperte voluto da Giuseppe Iachini e dalla società per sfruttare l'onda lunga di queste tre vittorie consecutive, dei 9 punti di vantaggio sul secondo posto e soprattutto nella settimana che vedrà poi il Palermo giocare nel giro di 4 giorni due partite fondamentali contro il Pescara allo stadio Adriatico sabato e poi invece martedì sera alle 20.30 al Barbera contro il Siena nel turno infrasettimanale, due appuntamenti fondamentali con due recuperi importanti, quelli di Gennaro e di Hernandez che hanno svolto l'allenamento con il gruppo. Abbiamo avuto il grande piacere di avere ospite in diretta telefonica ieri l'allenatore del Palermo Giuseppe Iachini, chiaramente l'intervista integrale, quasi 30 minuti, la trovate sul canale di YouTube della nostra trasmissione, così come anche la replica della puntata. Vi faremo ascoltare, vi facciamo ascoltare però i passaggi più importanti che Iachini ha voluto sottolineare ieri. E mi sembra che qui a Palermo ogni volta che un allenatore fa una cosa si faccia riferimento al presidente come colui che dà indicazioni su chi deve giocare e chi deve entrare, perché su Vasquez sono stato io a dire al presidente dopo poche settimane di allenamento che vedevo questo ragazzo e dicevo: guarda, non so Press come mai questo ragazzo è fuori dalla lista, perché fa intravedere delle caratteristiche importanti. Io conto di lavorarci in questi due mesi, prima della riapertura delle liste, e poi farò il punto della situazione e le comunicherò una mia idea, che potrebbe essere quella di poter integrare questo ragazzo perché intravedo delle qualità. Questa è la prima precisione, e poi così sono andate le cose e la storia recente la conoscete. Perché proprio questo ragazzo aveva fatto intravedere dalle prime settimane del mio lavoro, quando sono arrivato, caratteristiche importanti sul piano tecnico e una disponibilità a volersi applicare per andare a interpretare anche altri ruoli. Lui nasce come attaccante e io ho cercato di fargli capire che anche da tre quarti o da centrocampista offensivo poteva darci una mano. Questa è una parentesi che ho voluto aprire, ma non perché sì, ma abbiamo parlato di scommesse vinte da lei, tra l'altro. Ci fossero delle considerazioni in questo senso, io non sono venuto a Palermo, come non sono andato da altre parti, a fare, tra virgolette, quello che uno vuole a prescindere. Io faccio l'allenatore, quindi vedo il campo, guardo il campo e poi prendo le mie decisioni e le mie considerazioni. Certo, c'è un confronto con il presidente perché è il proprietario della società ed è giusto che sappia quelle che possono essere le idee del suo tecnico e quello che vede sul campo, però nello stesso tempo poi è normale che le decisioni le deve prendere il mister per quelle che possono essere le sue caratteristiche. E in questo senso devo dire, e in questa mia prima parte di lavoro qui a Palermo, che spessissime volte, se non sempre, con il presidente c'è sempre stata una veduta comune, perché ogni volta che io manifestavo un giudizio o avevo delle idee di lavoro, tattico, quant'altro, lui mi ha dimostrato sempre in questo senso grande fiducia, dandomi là a lavorare con tranquillità e a fare quello che ritenevo più opportuno. E questo è per fare un chiarimento, insomma, in toto. Per quanto riguarda poi quello che è stato un po' il percorso, subentrare non è mai facile, lì c'è un mister, un allenatore covuto e preparato, e sa che quando si inizia un lavoro dal ritiro è chiaro che un allenatore può programmare la sua preparazione, può scegliere dei giocatori, può dare già da subito un'impronta, un'idea di calcio ben definita e su quella poter far lavorare il suo gruppo squadra. È chiaro che quando si subentra devi andare a lavorare su diversi aspetti e valutare in fretta quelle che possono essere le problematiche, in virtù del fatto che ovviamente qualcosa non va, perché se ti ritrovi insomma al 13° posto in classifica vuol dire che qualcosa non va. E ringraziando Dio ho avuto anche altre esperienze di questo tipo, e l'esperienza in questo caso mi ha aiutato a capire in fretta quelle che potevano essere
le caratteristiche di alcuni giocatori, di diversi giocatori di questa rosa, e andare a dare in fretta un equilibrio che potesse far sì di far punti e risalire la classifica. Nello stesso tempo abbiamo portato avanti un lavoro individuale e collettivo che doveva con il tempo ovviamente portare i suoi frutti anche sul piano della conoscenza e della manovra. E qui arrivo alla tua seconda domanda. Okay. È chiaro che in questo senso avrei voluto anche farlo un po' prima, ma le 6-7 problematiche di natura infortunistica che abbiamo avuto e traumatica non hanno fatto sì che alcuni diversi ragazzi potessero allenarsi con continuità con noi, e in questo senso si è perso un po' ovviamente di tempo e di lavoro per far sì che ci potesse essere una conoscenza migliore e più in fretta possibile. Iachini, che ha parlato di grande rapporto con il presidente Zamparini, ma anche di grande autonomia nelle scelte, è il punto focale dell'opinione di Salvatore Gerasci. Sì, devo dirti che i meriti di Iachini sono indiscutibili, e più si va avanti e più lo apprezziamo. Iachini ha avuto tantissime difficoltà all'inizio, perché non dimenticate che il Palermo non aveva credito e non aveva gioco, e lui ha saputo piano piano ribaltare la situazione, prima prendendo atto della situazione e confrontandosi con le varie problematiche. Poi ha dato una impostazione tattica alla squadra, soprattutto in fase di copertura, di cernia di centrocampo, di esperienza e di solidità. E poi ha fatto lievitare alcuni giocatori come Dybala, Vasquez, come Stevanovic, ma non solo loro, perché tanti sono cresciuti nelle sue mani, dando al Palermo un'impostazione precisa e un gioco incredibile. Questo è un Palermo che molti hanno sottovalutato, però sul piano dei numeri, sul piano delle statistiche, è addirittura largamente superiore rispetto a quello di Baldini e Guidolini, che pure segnò un'epoca. Ma quello era un Palermo sostenuto da un grandissimo entusiasmo crescente dai 31 anni di assenza dalla Serie A. Questo invece è un Palermo che solo adesso sta prendendo un po' confidenza con l'entusiasmo e con il calore della gente. Ma i presupposti ci sono, Iachini ha rivitalizzato un parco giocatori, c'è anche la prospettiva che in Serie A il Palermo possa fare bene. Andiamo su trmweb.it, nella sezione sport, come detto, oltre a tutte le notizie, tra le quali anche il recupero di Hernandez e di Gennaro nell'allenamento al Barbera, come vedete la possibilità di rivedere la puntata di Rosa e Nero con Beppe Iachini ospite in studio, dunque da seguire. Abbiamo parlato non soltanto con il tecnico del Palermo, ma ovviamente delle scommesse vinte da Iachini, cioè Vasquez e Dybala. Proprio di Dybala siamo andati a rivedere un po' tutti i gol dell'attaccante argentino prima che arrivasse al Palermo, e poi, visto che il 13 marzo del 2012 gli arabi arrivarono a Palermo, al Concadoro, al centro commerciale di Zamparini, abbiamo riproposto quelle interviste con quelle immagini, e siamo andati poi nel 94 allo Stadio Adriatico per un Pescara-Palermo 2-2. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Med Sport le potrete rivedere su trmweb.it. Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 61 93. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it.